Andiamo a preparare il dolce che vi prepara Antonella, che è la pasticcera di questa giornata. Un dolce facilissimo sono le crostatine fredde al caffè, che si preparano veramente rapidamente, quindi quando vi si improvvisa una cena è sicuramente una soluzione ideale. Vai Antonella! Sono molto molto veloci e c'è bisogno anche di pochi ingredienti. Biscotti al cioccolato, granella di nocciole e burro sciolto. Per fare la base. Per fare la base. Per quanto riguarda la crema invece abbiamo bisogno di mascarpone. Mascarpone, un formaggio dolce, una tazzina di caffè e per decorare basta un po' di caramello. Che si può comprare già fatto, oppure lo possiamo anche fare in casa. Fare tu in già casa. L'hai fatto, spieghiamo sì. Però come si fa. Ma basta mettere in questo caso 200 g di zucchero in una pentola anche con un bel spessore, far sciogliere lo zucchero senza muovere e mettere nessun mestolo, si scioglierà lo zucchero e nel frattempo mettere un po' d'acqua a bollire, circa un 100 ml. Dopodiché, quando si è sciolto lo zucchero, si mette l'acqua, si gira ed è fatto il caramello. La prima cosa da fare quindi è frullare i biscotti. Sì. Abbiamo preso dei biscotti proprio classici al cioccolato. Questo sono 120 g di biscotti al cacao. Perfetto, ve li trito subito al volo. Va bene? Ok. Va bene? Sì, sì, possiamo aggiungere. Una volta tritati i biscotti, aggiungiamo il burro. E la granella, che sono 40 grammi tritati. Di nocciole tostate. La granella di nocciole, sì. Adesso prendiamo queste. Usiamo le monoporzioni della cookie, no? Insomma, sì. Quelle che si trovano al supermercato. Uso queste perché è facile dopo toglierle dal. Sì, si vanno ad aprire, quindi. Perfetto, con un cucchiaino mettiamo la dose. E 2, 3 cucchiaini, anzi 4. E con pigiando cerchiamo di creare la nostra crostatina. Quindi lasciamo una base e sì. Spostiamo con il cucchiaino il composto verso sì. I lati. Io consiglio di farla bene soprattutto nei lati perché dopo quando toglieremo l'involucro non deve sbriciolare. Avendo fatto un composto molto sottile, perché i biscotti sono diventati quasi farina, anche le nocciole devono diventare quasi farina, unite al burro andranno a compattarsi e sarà una base ottima per le nostre crostatine. Andiamo a levigare bene la parte superiore per evitare che poi si possa sgretolare e che quindi sia bella perfetta. Sono stata brava Antonella, va bene sì, così? Benissimo, okay. Precisa. Ecco qua. Perfetto. Ora noi per questione di tempo li mettiamo 10 minuti, un quarto d'ora in congelatore. Sì. Altrimenti andrebbero un'ora, come detto prima, nel frigo. Andiamo adesso a preparare la crema per le nostre crostatine fredde al caffè. Quindi andiamo a mettere mascarpone, zucchero e caffè. E la tazzina. Semplicissima. Sì. Caffè ovviamente amaro, perché sì, già c'è lo amaro, zucchero. Amaro. Lo mettiamo a poco alla volta il caffè, in modo che ci regoliamo per quanto viene la diciamo, consistenza della sì, crema. Per la consistenza. Andiamo con una velocità lenta per le fruste. È un ottimo modo per finire un pasto perché c'è già il caffè nel dolce. Sì. Quindi un dessert molto napoletano. E la nostra crema è fatta. Perfetto. Ora andiamo a mettere una sacca a Porsche per poi riempire le nostre crostatine. Andiamo a preparare la nostra sacca à poche in modo che
possiamo guarnire nel migliore dei modi le nostre crostatine. Io ho visto che però tu la tartaruga prepari anche tanti dessert nel barattolo. Ora sì, si porta molto prepararne in barattolo. Sì, soprattutto quando fai... Ad il cannolo scomposto, visto. Cannolo scomposto, poi fa le cose molto genuine, perché a Castellabate, a chilometri zero, con le uova, un tiramisù nel barattolino, è eccezionale, leggero e molto buono. Siamo pronte per la crema? Allora io vado a prendere le crostatine dal congelatore. Adesso Antonella, per non rompere le nostre basi, come facciamo per andarle a sformare? Sì, basta o un coltellino oppure delle forbici, basta solo un taglietto e le lascio anche una così a te, così le puoi aprire. Ecco qua, e questa bellissimo. È la nostra crostatina. 10 minuti. Semplice, semplice. Infatti nel tempo in cui sono state nel congelatore, circa 10 minuti o poco più, abbiamo preparato la crema e ora sono già pronte, quindi per una cena improvvisata. Anche il bordo. Eccole qui. Le andiamo ora a riempire con la crema mascarpone, zucchero e caffè. La semplicità. Che sì. Premia sempre. Sì. Adesso per la decorazione Antonella ha preparato il caramello. Lei lo ha fatto lei, ma volendo lo potete anche acquistare già fatto. Sì. Oppure volendo, se non vogliamo mettere il caramello, ci sono anche delle alternative. Sì. Possiamo richiamare le noccioline nell'impasto della base. Dell'impasto, mettere le noccioline sopra o una tazzina di caffè con qualche goccia. Di caffè oppure un chicco di caffè, un po' difficile da trovare. Però nel caso sarebbe molto carino. Sì. E direi anche delle scaglie di cioccolata fondente potrebbero starci bene. Ed ecco pronte le nostre crostatine al caffè. Antonella, sono davvero facilissime da preparare, un piatto strepitoso, davvero uniche. Velocissime e buone. E buone. Per le crostatine fredde al caffè abbiamo bisogno di 120 g di biscotti al cacao, 80 g di burro fuso, 40 g di granella di nocciole, 250 g di mascarpone, 50 g di zucchero, una tazzina di caffè e caramello.